Buonasera cari amici di Ciak Telesud, bentrovati alla settima puntata de Il Fatto, l'approfondimento giornalistico a cura della testata Ciak News. Il titolo, come avete visto questa sera, è Covid Ucraina, siamo in una economia di guerra. Ne discuteremo insieme a Salvo Fallica, giornalista, collaboratore del Corriere della Sera e di altre testate regionali e nazionali, nonché un mio vecchio amico da circa 30 anni, amico un po' di tanti, con il quale daremo il tu professionale. Allora, iniziamo subito a sviluppare questo tema partendo un po' dal generale per entrare nel concreto, anche per rispondere anche a quelle che sono le domande dei nostri telespettatori, quindi più nel piccolo che del generale. Salvo, siamo in un'economia di guerra uscendo dalla pandemia ed entrando purtroppo da 2 mesi in un conflitto in Europa. Innanzitutto, caro Pietro, grazie per l'invito e mi complimento per la rinascita di un programma storico sul piano televisivo, quale Il Fatto. Mi complimento sia con la redazione giornalistica che con l'editore, che ha capito l'importanza del locale che si connette a una dimensione più ampia. Dunque, da questo punto di vista, rispondo subito alla tua importante domanda. Noi ci addentriamo in una dimensione di conflitto internazionale sul piano commerciale. Allo stato attuale la drammatica guerra reale, concreta, terribile che si combatte in Ucraina, ricordiamoci sempre, in un contesto in cui c'è un aggressore, l'invasore, la Russia, e un paese, l'Ucraina, che legittimamente si difende. La verità va sempre detta in maniera oggettiva e con dignità etica e morale. Ecco, cosa comporta questo? Io farei un passo indietro per analizzare la condizione economica, perché se è pur vero che ci sono già delle ricadute economiche, perché soprattutto dipendono dai conflitti commerciali fra grandi potenze e paesi, mi riferisco ovviamente alle sanzioni, che in realtà colpiscono molto di più la Russia, al di là di quello che la propaganda russa dice, ma hanno dei riflessi anche nel mondo europeo e occidentale, in particolar modo per la questione energetica. Sia chiaro, fino adesso nessun paese europeo, a parte la vicenda di Polonia e Bulgaria, ma che hanno detto che sono già pronti ad ovviare a questo problema. Nella cronaca, nell'attualità di oggi. Nella cronaca quotidiana, perché la Russia ha bloccato il petrolio, ha bloccato il flusso del gas verso la Polonia e verso la Bulgaria, praticamente andando contro il contratto che loro hanno firmato, però la Polonia si era già attrezzata dialogando con la Norvegia e si collegherà anche attraverso la Lituania. Ecco, la questione energetica è molto complessa. Così come l'Italia sta già puntando a rafforzare l'intesa, che è già, diciamo, in fieri, con l'Algeria, per cui già dal prossimo anno ci saranno 9 miliardi di metri cubi di gas in più che verranno da quel lato, ma ci sono altri accordi con la Libia, con l'Egitto, intese anche con paesi dell'Africa centrale, cioè l'Italia e il governo Draghi è molto attivo su questo ambito. Gli errori del passato non possono certamente ricadere sul governo Draghi. E quali sono stati gli errori di Italia e Germania? Quella di dipendere troppo sul piano energetico dalla Russia. Era evidente già da quando la Russia invase la Crimea e il Donbass e quindi nel 2014 già con diciamo, la questione della Crimea si comprendeva bene che il quadro sarebbe potuto cambiare. E invece c'è stato un errore da questo punto di vista della Germania guidata della Merkel, che addirittura progettava il Nord Stream 2, che sarebbe un altro gasdotto, che adesso invece il nuovo leader della Germania, Scholz, del socialdemocratico, ha prontamente bloccato dopo l'invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Questo è l'attualità, la cronaca per quanto concerne il conflitto in Ucraina. L'altra parte della domanda riguardava il Covid e quindi diamo completezza chiedendo se siamo in un'economia di guerra. Ecco, da questo punto di vista la cosa che ha più inciso
La tua domanda è assolutamente, diciamo, coglie nel merito, cioè entra nel merito della questione. A mio giudizio, le vere problematiche per l'economia sono derivate, cioè gli effetti che noi vediamo tuttora sono derivate dalla questione, del Covid, cioè, questo virus che ha prodotto milioni di morti nel mondo e ha prodotto situazioni drammatiche sul piano socio-economico più di tutte le ultime guerre. È il Covid che ha inciso in maniera drammatica sulle vicende dell'economia. Economia che però nell'ultimo periodo, prima che scoppiasse il conflitto e quindi nell'ultimo anno, c'era stato quello che i tecnici chiamano rimbalzo economico. Addirittura l'economia italiana, dato macroeconomico che magari non si vede nel micro, era rimbalzata a più del 6%, perché dopo una crisi c'è sempre una ripresa. È come un po' il funzionamento della borsa, noi vediamo delle cadute e poi delle risalite improvvise. Ecco, anche nell'economia reale è così, perché quando c'erano stati lockdown e il blocco in un primo momento, ti ricordi, i lunghissimi lockdown, quello provocava un fermarsi dell'economia reale. Quando, grazie alla battaglia unita dell'Unione Europea, grazie ai finanziamenti degli stati nel welfare e soprattutto grazie ai vaccini si è potuto uscire dal clima pandemico, tant'è vero che fra poco anche nei locali pubblici ci saranno meno restrizioni e non ci sarà più neanche bisogno di alcune restrizioni che hanno cambiato la vita quotidiana, è naturale che tutto questo è stato possibile grazie a tutte le diciamo, precauzioni, mascherine, gel e naturalmente i vaccini che sono l'unico vero strumento che ha salvato la vita, secondo alcuni esperti, di milioni di persone. E lo vediamo adesso, nonostante si cammini già per strada senza mascherina, ma i dati negli ospedali di coloro che vengono ricoverati è bassissimo, perché il 90% della popolazione vaccinabile, fra l'85 e il 90%, è già vaccinato. Spostiamoci dunque adesso a livello locale, non prima di aver dato questa risposta di fondo, quindi la nostra economia, seppur con le dovute proporzioni, può definirsi di guerra? Su questo, tu mi chiedi giustamente, mi incalzi sul piano giornalistico sulla definizione. Una provocazione, È una anche. provocazione intellettuale molto acuta. Il problema è che quel termine ha un significato tecnico. Allora, l'Ucraina in questo momento ha avuto un calo del 45% del PIL, la Russia dell'11-12% del PIL e andrà a peggiorare. Quella è una vera crisi da economia di guerra. Quando c'è stato il Covid ci sono stati anche cali del 10%, era simile a un'economia di guerra. Ma in questo momento, che la crescita invece del 6% è del 3%, non si può fare tecnicamente, non si può dare questa definizione, non si può fare questo parallelismo. Quello che accadrà dopo lo valuteremo perché noi siamo giornalisti analisti, ma non Cassandre e non profeti. Veniamo alle misure che sono state attuate in occasione del Covid, spostiamoci quindi anche sul piccolo, no? Su quel discorso che abbiamo introdotto all'inizio. Molto, come dire, siamo riusciti a parare la botta grazie ai tanti sussidi, però i sussidi significano anche un indebitamento. Vero è che dall'Europa parte dei fondi che sono giunti sono a fondo perduto, però si tratta pur sempre di un indebitamento. È giusta analisi e noi dobbiamo ricordarci che tutto questo è stato possibile non solo per i fondi che sono stati destinati, ma per una cosa tecnica, ma importante, che ha inciso nella vita quotidiana di tutti in positivo, il patto di stabilità è stato sospeso. Questo vuol dire che ogni Stato ha potuto operare sul piano della politica economica senza la spada di Damocle del patto di stabilità. Quindi è vero che si è fatto più debito, ma si è anche fatta crescere l'economia. Prima dell'inizio del conflitto, prima del 24 febbraio, tutte le economie europee erano in ripresa.
Questo non vuol dire che immediatamente nella vita di ognuno si è vista la risposta concreta, ma c'era un aumento dell'occupazione, che non vuol dire in quel caso, diciamo che non era legato agli interventi del welfare, dello stato sociale, dei sussidi, era legato alla ripresa vera dell'economia. Ecco perché questa guerra incide così positiva, così negativamente sulle prospettive future. Mentre invece a livello attuale, perché tutto sommato l'economia regge? Perché vi era stata si era immessa in circolo un virtuosismo per cui si era tornati alla vita normale, la gente aveva ripreso a spendere, seppur con una prudenza giusta, oculata, perché c'era la speranza del ritorno alla normalità. Vi faccio degli esempi concreti. In questo momento i dati statistici, che sono sempre quelli che contano, perché le nostre percezioni, la percezione della realtà per uno può essere positiva, per una negativa. Quello che conta nell'economia sono i dati di fatto. E lo abbiamo visto con le vacanze pasquali. Da tutta Europa, dall'Europa ovviamente occidentale, sono giunte persone in vacanze in Italia e in Sicilia, con un boom che non si vedeva da tempo. Perché? Perché la Sicilia viene vista come un luogo pieno di bellezze e meravigliose sul piano naturalistico, ambientale e culturale, e perché viene visto come un sito sicuro. Persino in epoca pandemica la Sicilia è stata una delle regioni d'Italia e d'Europa con più turisti. Per quale motivo? Perché è uno degli scenari che non è interessato da scenari di guerra come il Nord Africa in parte, per altri motivi, oppure il Medio Oriente e altri scenari internazionali. Quindi la Sicilia è fortemente attrattiva. Vi do un altro dato: c'è un boom di richieste di affitto casa. Che cosa vuol dire? Che mentre di solito questa tendenza era per luglio-agosto, secondo un recente report di Villas, che si occupa di case di pregio, il 45% in più di persone che hanno scelto, non di persone che hanno scelto l'Italia, c'è un 45% in più di prenotazioni di ville e case in Sicilia, e in maggior parte si tratta di statunitensi, inglesi, olandesi e altri europei. In più tantissimi dal nord Italia. Che cosa vuol dire? Che c'è la voglia di tornare alla normalità. E allora, il 2020 può essere un anno, come dire, un anno simbolo, così come lo è stato l'89, il 92, il 2001, no? Sono degli anni, delle date che segnano una svolta. Ecco, come usciremo da questo periodo pandemico al quale ci stiamo affacciando verso una nuova vita? Cosa resta di questo periodo? Decade il rapporto centro-periferia perché la digitalizzazione ha imposto anche un nuovo modo di lavorare? La tua domanda coglie perfettamente il cuore della questione, perché non parla solo del passato, ma parla anche del presente e del futuro. Cosa resta? Resta sicuramente il dramma di una pandemia terribile che ha mietuto tantissime vittime. Per avere un parallelismo bisogna guardare all'influenza spagnola che colpì tutto il mondo fra il 1921 e 1919-21. In quel caso morirono ancora più persone perché gli strumenti sanitari erano inferiori, le ospedalizzazioni erano inferiori, la capacità di creare vaccini era inferiore. Però, dall'altro punto di vista, noi abbiamo visto anche la reazione sociale ed economica. Siamo entrati pienamente nella rivoluzione digitale. Tutte quelle che erano i timori verso il digitale, vi è stata invece una straordinaria accelerazione. Questa accelerazione ha portato anche a un miglioramento della possibilità della vita quotidiana. Non tutto deve diventare digitale, ma il digitale è uno strumento che accompagna la vita quotidiana. Non solo. Molti giovani si stanno affermando con le start-up e con piccole e medie imprese grazie al digitale. Il digitale è entrato nel sistema dell'informazione. Oggi televisione e giornali sono più forti grazie al digitale. Ognuno in qualunque momento si vede un pezzo. Al Corsera ci sono stati giorni in cui abbiamo avuto 7 milioni e 300 mila di utenti unici, più di un telegiornale, perché l'online trasforma la realtà. Questo non vuol dire abbandonare la vita quotidiana, significa avere un supporto in più. Un giovane che commercia nei vini,
Oggi, grazie al digitale, può esportare i vini dell'Etna in tutto il mondo. C'è un giovane paternese che si chiama Giuseppe Librizzi, ha inventato un gin dell'Etna, è stato premiato a livello nazionale, ti do una notizia che è recentissima, e in pratica, grazie al digitale, dialoga col mondo. Vi sono realtà... Quindi veniamo alla domanda... Significa che è vero che abbiamo tante problematiche e che non bisogna oscurare, la realtà va raccontata sempre così com'è. Con le problematicità, la gente che soffre e ha bisogno di aiuto, la gente che vuole rientrare nel lavoro, perché la maggior parte di coloro che ci seguono è fatta da persone che lavora, da persone che aspirano a lavorare, e ognuna di queste persone ha il diritto di poter avere una risposta da parte statuale. Però è anche vero che nei momenti drammatici la differenza la fanno gli individui, le persone che si sono rimboccate le maniche, i giovanissimi, i giovani e meno giovani, che grazie al digitale hanno trovato la dimensione lavorativa. Quindi decade il rapporto centro-periferia. Decade il rapporto centro-periferia, però rimane un problema, e rimane colui che non lavora nel digitale e lavora nell'edilizia ha bisogno di essere formato per potersi spostare eventualmente, trovare lavoro, ma non è che può essere abbandonata l'edilizia. L'edilizia, che è fondamentale per restaurare edifici, scuole, strutture comunali, è fondamentale, non va abbandonata. Cioè, un messaggio sbagliato che è passato, il digitale. L'altra volta un imprenditore illuminato di questo settore di Acireale mi ha detto: lui dava lavoro non solo a quelli nell'ambito digitale, ma anche coloro che hanno ristrutturato gli edifici. Ma quando poi finisce quello? Allora lui dice: è chiaro che occorre un grande piano infrastrutturale che permetterà a tante persone di lavorare. Ecco il PNRR, il piano di resistenza e resilienza, ecco perché i fondi europei diventano fondamentali. In ogni piccolo comune, medio e grande, ci potranno essere delle opere infrastrutturali che aiuteranno le persone a lavorare nell'edilizia, nelle infrastrutture e nei servizi. Ecco, quando si parla di economia non bisogna mai dimenticare nessuno. Ben vengano gli aiuti che hanno sostentato tante persone, ma è fondamentale il rimettere in moto tutti i settori dell'economia. I commercianti hanno ragione a dire che in alcune fasi sono stati più penalizzati. Ecco perché occorrono politiche economiche mirate al loro settore. E questo non dipende dal locale, dipende dal nazionale e dall'Europa. E non si può dire questa volta che sono stati distratti, perché ci sono, come tu ben sai e come sanno i nostri telespettatori, centinaia di miliardi destinati al piano di resistenza e resilienza. Sapranno tutti gli attori locali, regionali, nazionali agire bene per far giungere questi fondi all'economia reale? Punto interrogativo. Allora, innanzitutto siamo quasi in chiusura, abbiamo parlato di tanto, però ci sono alcune cose, magari se siamo brevi, certo, nelle risposte, perché ci tenevo. Innanzitutto precisiamo che centro-periferia significa che magari la periferia, cioè chi era marginalizzato, oggi ha avuto un'occasione in più. Di poter lavorare. Per rafforzare questa tua metafora, noi ci troviamo nel pieno, la vostra TV è il cuore di Paternò e della Valle del Simeto, un territorio molto più ampio che è uno dei luoghi più importanti. Bene, in questa realtà a Paternò c'è un'azienda Netit che tutti conoscono soprattutto per i call center, in realtà è un'azienda del digitale che sta costruendo la fabbrica del digitale, anche darà spazio anche alle nuove piccole imprese. Bene, queste realtà di solito noi le vediamo nelle aree metropolitane, grazie al digitale, e ci lavorano almeno 500 persone, tutto questo che prima lo potevi vedere a Catania, Roma, Milano, lo vedi a Paternò. Allora, un'ultima domanda, breve la risposta perché poi c'è quella finale. Si innesca anche il cosiddetto nomadismo digitale. Cos'è? È bellissima questa cosa. Il nomadismo digitale è la dimensione per cui molte persone che prima lavoravano nelle aree metropolitane adesso vanno a vivere anche nei piccoli paesi del sud Italia. Pensate al fenomeno delle case a un euro che si è diffuso in molti piccoli borghi. I piccoli borghi, a differenza di aree come questa, il Catanese è l'area con la più alta densità demografica. Noi viviamo nella parte, nonostante tutte le contraddizioni e i limiti, più dinamica di tutto il sud Italia. Poi ci sono piccoli paesini della Sicilia che hanno pochissima popolazione.
Cosa hanno fatto quei sindaci? Hanno creato diciamo, questo modello della casa a 1 euro. Tantissimi dall'Europa, dagli Stati Uniti, addirittura dall'estremo oriente, dal Giappone, stanno comprando le case. Questo che cosa vuol dire? Pensate, nella sola Sambuca di Sicilia, le case a 1 euro hanno prodotto una ricaduta economica di 25 milioni di euro. Piccole imprese che stavano per chiudere hanno potuto lavorare nelle strutture dell'edilizia, dei servizi. Il commerciante che era in crisi nella piccola Sambuca di Sicilia è diventato centrale nella dinamicità economica. Ho fatto questo esempio perché a Sambuca di Sicilia addirittura Airbnb, l'ho raccontato per il Corriere della Sera online, ha lanciato l'iniziativa che gli dà pure la casa gratuita per 1 anno a chi si trasferisce con la famiglia, un imprenditore, un professionista dal nord Italia o dal nord Europa o dall'altra dimensione dell'Atlantico, dagli Stati Uniti o dal Giappone e viene a vivere lì per almeno 3 mesi, 1 anno. È Allora, una storia bellissima. siamo partiti dal contesto macroeconomico, ci siamo calati nella realtà. Adesso ti faccio, non è una domanda, un'opinione, ti chiedo di sviluppare questa opinione. Abbiamo parlato anche di quegli anni che sono anni singolo, di svolta. Certo. All'inizio degli anni 70 si è esaurita la forza del piano Marshall, anche il periodo cosiddetto keynesiano. Con la crisi petrolifera si è innescato un nuovo periodo denominato così neoliberismo, nel quale ancora viviamo. Dopo il periodo della Thatcher di Reagan e forse anche di Pinochet, nel mondo non libero, appunto questo cosiddetto neoliberismo è stato come dire, il contesto economico in cui abbiamo vissuto negli ultimi anni. E presa questa data del 2020 come svolta, ci sarà, a tuo modo di vedere, un ritorno a quello che è una politica mondiale, sociale, ad esempio si parla della globalizzazione, ma anche la globalizzazione dei diritti. Tu come la vedi? Allora, io su questo ti rispondo che a mio giudizio il cambiamento già c'è stato, perché quando negli Stati Uniti Biden, un democratico, riprende lo sviluppo non classico della teoria neo-keynesiana o keynesiana, ma investe comunque migliaia di miliardi di dollari per far ripartire l'economia e aiutare la piccola e media impresa e aiutare gli operai della famosa area industriale degli Stati Uniti occidentali, diciamo, anzi della parte, come dire, più orientale, ecco, quella che va da New York al Michigan, per comprenderci, e vengono investiti talmente tanti soldi, e naturalmente questo è già un cambiamento del mondo, perché si è compreso che bisogna aiutare gli operai, i piccoli imprenditori. Quando l'Europa sospende il patto di stabilità e investe centinaia di miliardi per strutture sanitarie, per il rilancio dell'economia, è già il superamento della fase del neoliberismo selvaggio. Si va verso un'economia molto più attenta al sociale, che è poi quella che è stata attuata in Germania e in Italia per larghi periodi. Quindi, da questo punto di vista, noi siamo già in un mondo cambiato. La stessa globalizzazione non è uguale sul piano del digitale. Ma vedete come il conflitto può cambiare diciamo, i rapporti di forza nel mondo. La Cina stava per diventare, la sua economia correva verso la leadership. Non è più così. L'arretramento della globalizzazione sul piano economico ha colpito per primo la Cina, che in questo momento sta lottando. Da noi arriva in maniera molto flebile, sta lottando perché il Covid da loro, che non hanno utilizzato i vaccini migliori, cioè quelli creati dall'Occidente, da loro la vaccinazione è più bassa e in questo momento hanno il problema di bloccare Shanghai. Shanghai è una delle città più ricche del mondo, ci sono più di 20 milioni di persone in una forma di lockdown estremo che da noi sarebbe impossibile. Guardate che le forme di democrazia nelle quali noi viviamo, nonostante i limiti, le contraddizioni, le difficoltà, sono le migliori del Di questo ne mondo. sono Ecco, assolutamente difendiamo convinto. sempre la libertà, la democrazia e la civiltà.
Fermiamoci qui perché abbiamo sforato rispetto al tempo che ci siamo dati, abbiamo dato anche, come dire, l'opinione sulla coda, sulla parte finale del neoliberismo, ci avviamo verso un nuovo ciclo, possiamo definirlo così, economico, perché si vive di cicli economici che crescono, maturano e poi decadono, e quindi sta decadendo. Posso in 30 secondi, proprio per tornare proprio al locale, locale intendo il In 30 mondo secondi perché abbiamo etneo, chiuso. cos'è la dimensione del sociale? Non è solo quella degli stati, è delle persone, le associazioni culturali di volontariato, questi territori, Paternò, Catania, Cireale, sono ricchi di volontariato e ne potremmo citare tante, ma io voglio citare un'esperienza bellissima fatta dal vicepresidente della CEI, Raspanti, il vescovo filosofo che aiuta le persone. Lui ha creato un modello in cui, attraverso uno spirito di missionario, uno spirito missionario, crea le condizioni per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Ovviamente lui non entra nel business, ma dà l'opportunità a giovani e meno giovani di formarsi. Perché una delle cose che va detta è che spesso in Sicilia la cultura della formazione, se tu, hai in difficoltà, ma ti formi, puoi rientrare nel mercato del lavoro. Raspanti, il vescovo Raspanti ha fatto questo miracolo che è diventato un caso nazionale. Io voglio lasciarvi con queste speranze, con le persone che ogni giorno nella loro vita dicono: io non mi arrendo. E questa è la più grande delle speranze. Fermiamoci qui, grazie Salvo Grazie a Fallica te, Pietro, grazie alla vostra per la bella condivisione. discussione. Abbiamo parlato di economia, Covid, Ucraina, siamo in un'economia di guerra, ne abbiamo discusso, insomma, chiarito un po' quelli che sono i contorni, attorno cui, si muove l'attuale, momento, post-Covid, speriamo post-Covid e dell'attuale crisi nell'est dell'Europa. Si conclude qui il fatto di oggi, mercoledì 27 aprile, l'appuntamento con l'ottava puntata è a mercoledì prossimo. Da parte mia non resta che ringraziare Salvo Fallica, giornalista, collaboratore del Corriere della Sera, per essere stato nostro ospite e darvi appuntamento a mercoledì prossimo. A tutti voi, buon proseguimento di serata con i programmi di Ciak Telesud.